Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Benvenuti a tutti a Una Voce delle Dolomiti su Radio ABM, la radio dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Oggi abbiamo due ospiti qui presenti che sono Alberto Segato e Giorgia Segato. Buongiorno. Buongiorno. E buonasera, dipende perché questa è una web radio e quindi ci ascoltano un po' da tutto il mondo, quindi chissà che orario ci ascolteranno i nostri ascoltatori di Bellunesi nel mondo. Siete pronti per l'intervista? Benissimo. Allora, perché intervistiamo voi? Perché voi siete gli organizzatori della Velenosa, che è questa corsa, giusto, che si tiene nel territorio bellunese, corsa però anche musica, quindi arte e sport insieme. Quindi, per chi la conosce o per chi non la conosce ancora, oggi, grazie a Alberto e Giorgia, potremo scoprire un po' di più sull'edizione di quest'anno, perché ci sono delle novità. Quindi iniziamo subito con la prima domanda, e ovviamente quella un po' più banale, però insomma per chi non la conosce mi viene da chiedervi come nasce la Velenosa e soprattutto perché il motivo di questo nome un po' particolare. Allora, è una storia un po' lunga perché ormai siamo al settimo anno di attività, ufficialmente come associazione il quinto in realtà, perché i primi due ci siamo appoggiati ad altre realtà. Praticamente la Velenosa nasce da un gruppo di amici che già organizzavano appunto una sagra come una proloco del paese, che si sono accorti della potenzialità del territorio e quindi di poter sfruttare i vari posti che noi conoscevamo chiaramente molto bene, perché già con la passione della corsa e frequentandoli molto spesso sapevamo che avevamo degli scorci molto interessanti da poter far visitare a persone che non li conoscevano. E quindi abbiamo deciso di buttarci, ispirati anche dagli eventi che succedevano in altre zone del Bellunese oppure anche del Veneto, a buttarci nello sport frequentato nei nostri posti. Ecco, questo è quello che ha fatto nascere il tutto. Chiaramente la Velenosa è un nome un po' originale, ci siamo slegati un po' da quello che poteva essere la pedonata di Oltrail, collegandolo al nome del posto, siamo andati su un nome un po' più aggressivo che deriva da più di un motivo in realtà, perché il primo è quello che la gara che abbiamo studiato è tutta su e giù, quindi è velenosa per le gambe, ecco, proprio nel praticarla. Il secondo è quello un po', forse che è anche l'originale, è il fatto che noi venivamo chiamati così, il nostro gruppetto, da un nostro amico che ci diceva che eravamo velenosi, perché questo ci trovava di solito la domenica al bar e prima di mezzanotte non andavamo a casa e chiaramente da lì ha cominciato a chiamarci velenosi, perché lunedì poi chiaramente la giornata era più faticosa di quanto lo è già di per sé lunedì, ecco. E da lì allora abbiamo coniugato queste due cose e abbiamo deciso di chiamarla così. E ha avuto anche successo, perché è vero che calchiamo tanto sul territorio, ma la Velenosa chiaramente ormai a distanza di anni viene automaticamente collocata nel Bellunese e poi a Bolzano Bellunese nello specifico, questo sì. E vedo che altre gare hanno preso questo trend, come la Maligna, la Selvarega, si sono slegati proprio dal citare il nome dell'evento e il nome del paese dove viene fatto. Questo non vuol dire darne meno importanza, ecco. Molto interessante e curiosa l'origine di questo nome, perché me lo sono sempre chiesta e oggi finalmente ho avuto la risposta. Quindi già si può capire che comunque sarà un percorso abbastanza complicato, ma parleremo più tardi del percorso, come è strutturato e se ci sono anche percorsi un po' più semplici per persone principianti magari come me, che di corsa non sono molto bravi, insomma. Però abbiamo detto anche che appunto si parla di musica e anche di arte, quindi per me comunque lo sport io l'ho sempre visto come un modo non solamente per fare esercizio fisico, ma anche un momento di unione, no? Quindi una scusa per passare una giornata assieme. E quindi immagino che per voi lo sport abbia anche delle sfaccettature diverse. Nello specifico poi vi chiedo come mai proprio la scelta della musica,
come contorno, diciamo, di questa gara. Non c'è un motivo particolare. Lo introduco io, poi lo spiega bene Giorgia, che si occupa bene di questa cosa. La musica è stata introdotta all'interno della gara proprio per creare qualcosa di diverso. Allora, noi c'è da dire che non abbiamo un percorso, ha dei passaggi belli, ma non è un percorso equivalente a una Transpelmo, una Transcivetta, non abbiamo un ambiente proprio della Dolomiti pure. Quindi volevamo arricchirlo nel transito con qualcosa che nessuno aveva mai fatto. E questa è stata l'idea non mia, ma di un nostro socio, e noi ci abbiamo subito creduto e abbiamo fin dalla prima edizione avuto qualcuno che suonava lungo il percorso. Chiaramente la prima edizione, se non ricordo male, erano forse un paio di postazioni o due o tre. Quest'anno siamo arrivati a 5, 6 lungo il percorso. Ecco, esatto. Primo anno poi avevamo fatto un concerto live con i Funksimile, se non mi ricordo male, nel terzo tempo. Chiaramente questa, la musica è la parte più importante che viene aggiunta allo sport. Poi in realtà c'è da fare una piccola parentesi, piccolissima, perché è un progetto che spero prenda piede nei prossimi anni. Avevamo mescolato anche l'arte. Ovvero lungo il percorso ci sono delle sculture fatte da paesani per il momento, ma volevamo creare un contest e rendere la Velenosa un percorso comunque tematico legato al territorio attraverso le sculture. Questa cosa non è ancora andata in porto, ma è tra i nostri progetti futuri. Chiudo la parentesi, e poi c'è anche l'arte della cucina, cioè il gourmet, che è una formula di cui ne parleremo dopo. Questo per incastrare arte, sport, musica, che comunque resta arte, e momento conviviale, che poi è il terzo tempo, in un pacchetto unico dove non c'è solo la gara, ma tutta una serie di attività collaterali che portano interesse in quel giorno e anche poi durante tutto il resto dell'anno. Oh, Vai vai, vai, te. Giorgia, ti ascoltiamo. Considerate che quello che sa lei, io non lo so Ah, tantissimo. ok. Vi compensate. Dunque, nel 2019 la Velenosa appunto chiede alle persone che hanno voglia di seguire il progetto musicale di creare un'altra associazione e quindi di iniziare veramente a gestire tutta la parte di divertimento. Nasce così la Velenosa Music, nasce con l'intento di trasformare la presenza dei musicisti sul percorso di gara in un contest, cioè nel premio di un contest che si sviluppa durante tutte le stagioni in cui la Velenosa è di fatto ferma, mettere in palio come appunto premio l'esibizione il giorno della gara, soprattutto i due scenari forse più mozzafiato che sono la Croda Rossa e il Bus del Buson, e rimettere in moto quindi tutta l'attività musicale che in questi anni è abbastanza carente sul territorio. Ci sono stati, Belluno vive come ogni città, credo, no? Di tempi ciclici. Belluno ha avuto un grande fermento negli anni 90 grazie ad altri linguaggi, poi è scesa, l'hanno presa non l'associazione, ma insomma la musica e l'arte in generale ha avuto un picco, poi è andata calando, poi è ritornata con Giovani di Note, poi è ritornata giù e adesso è un po' di anni che la città di Belluno, la provincia, è un po' orfana di queste opportunità, diciamo, di aggregazione attraverso l'arte. Il Covid arriva e quindi interrompe di fatto tutta la messa in moto di questa macchina organizzativa della Velenosa Music. Quest'anno torniamo, naturalmente non possiamo tornare con un contest, ma anche quest'anno abbiamo quindi invitato, come era prassi, sei gruppi musicali a esibirsi durante il percorso. Abbiamo stretto un rapporto ancora più, diciamo, di complicità e di reciproco aiuto con il CAB, il Collettivo Danze Urbane di Belluno. E contiamo ovviamente il prossimo anno, cioè da fine Velenosa, quindi da fine 22 maggio di quest'anno al 22 maggio, o comunque la data che sarà il prossimo anno della Velenosa, di rimettere in moto invece tutta la nostra idea di creare contest attraverso la musica dal vivo nei locali, attraverso la musica dal vivo sempre nel territorio del gruppo della Schiara e di muovere attraverso la musica persone che possano visitare il territorio. Che casino!
Vabbè, è un lavoraccio, però il risultato sicuramente sarà bellissimo. E a proposito di musica, vi voglio chiedere quali saranno i musicisti di quest'anno, se si può dire, ovviamente, e non so, qualche novità su questa edizione, senza spoilerare troppo, non so se si può dire, no, se no, si può raccontare tutto. Si può. Allora, quest'anno ritornano al Mulino, adesso forse non li metto tutti in fila bene. Allora, c'è una riconferma che sono i Porci Scomodi, è un gruppo che praticamente è sempre stato presente, o con questa formazione o con insomma altri nomi, ma con elementi in comune, è sempre stata presente a tutte le edizioni e sarà quest'anno al Mulino. Abbiamo il Paramo, che è un gruppo nuovo per quanto ci riguarda, che invece sarà a Case Bortot. Le due grandi sorprese sono, tre grandi sorprese sono la Croda Rossa, il ritorno di Martino Carniel in patria, lui ormai è padovano e veneziano di adozione, però è uno dei chitarristi forse più sensibili che abbiamo in provincia, per me rimane il più sensibile, e quindi la sua chitarra echeggerà proprio in Croda Rossa. Chiara Gasparotto sarà protagonista al Blues del Busone, quindi avremo un'arpa che sicuramente creerà delle suggestioni straordinarie all'interno di uno scenario che è praticamente unico. E la grossa sorpresa è sicuramente Marco Bonutto, altro bellunese doc che da anni vive a Padova, ma che a livello di professionalità, con le sue percussioni, si sposta praticamente in tutta Europa e nel mondo, ha stretto collaborazioni ed è stato turnista di musicisti di rilievo nazionali e internazionali. E qui a Belluno porterà il suo progetto di percussioni sulla musica tradizionale latina, perché poi lui ha un altro progetto invece di percussioni che ripercorrono tutta la tradizione africana, quindi quest'anno invece sarà latino. Poi ci saranno Giorgio e Simone, i due DJ protagonisti nel punto più alto del passaggio della gara, e il CAB che insieme a loro svilupperà alcune coreografie con un piccolo gruppo, perché poi in realtà il collettivo di danze urbane sarà protagonista del terzo tempo, dove avranno uno spettacolo tutto loro di una mezz'ora. E sorpresa delle sorprese, il CAB insieme a Mole dei Machismo Villo, del progetto Muotet, insomma dei mille progetti solisti di Andrea, ha creato una musica, una base musicale di un minuto, sopra la quale il CAB ci ha costruito una coreografia, sopra la quale ha sviluppato dei tutorial video, e ora starà la gente attraverso i social imparare la coreografia, se vuole replicarla da qui fino ovviamente al giorno della velenosa, ma il giorno della velenosa nel terzo tempo la nostra speranza è che tutti abbiano imparato a ballare. Lo scopo qual è? Non solo è mettere in moto il divertimento, ma è fare in modo che anche una forma di arte come il ballo prenda piede all'interno della velenosa e metta i giovani nella condizione di o creare basi musicali per il ballo o creare coreografie, quindi metterle nella condizione di lavorare e di creare, di essere creativi e di entrare in questo progetto come protagonisti e non solo come... come si dice, come coloro che condividono qualche cosa che è già stato fatto da altri. Ah, questa è una cosa molto interessante, quindi i partecipanti dovranno imparare questa coreografia. Sì. E dove che possono trovare il video tutorial? Su YouTube? Sul sito della Velenosa e sui canali principali della Velenosa, quindi Facebook e Instagram. C'è anche già Facebook e Instagram della Velenosa Music, e è stato aperto anche il canale di Spotify, però ci appoggiamo intanto alla Velenosa perché ovviamente ha più storia, più anni, certo, di conseguenza ha anche più pubblico. Ecco, quindi partecipanti, mi raccomando, imparate anche la coreografia. Sembra un'idea fantastica e è bello, insomma, una cosa che poi fanno tutti, anche se magari non siamo tutti bravi, però è giusto il fatto della condivisione. E, ok, torniamo invece a proprio la corsa di per sé. Ci sono diversi percorsi anche per principianti, perché se io volessi partecipare so già che andrei sul principiante, quindi già vi chiedo. Allora, no, dipende. Già vi chiedo se è possibile. Allenamento, ma il fatto del principiante secondo me è una definizione un po' scorretta, nel senso che entrambi i percorsi, allora i percorsi sono due.
uno fa 14 chilometri circa, l'altro ne fa 4 e mezzo, adesso vado a memoria, tra l'altro. Uno è la Velenosa, che è quello più lungo, e l'altro è la Velenosetta, quello più corto, l'abbiamo un po' diminuito. Entrambi in realtà sono praticabili anche dai principianti, perché ogni versione di gara l'abbiamo divisa in due. C'è la Velenosa gara, quindi è per gli atleti, quelli che si allenano quotidianamente, dove hanno un pettorale, c'è un chip, viene cronometrato come una qualsiasi gara di corsa e avranno una classifica ufficiale. Poi abbiamo inventato la versione escursione, dove si ha lo stesso pettorale, ma non si viene cronometrati, non si ha una classifica. Questo ci permette di iscrivere la gente senza l'obbligo di certificato medico agonistico, perché magari qualcuno per fare un evento all'anno non è disposto a spendere 35-40 euro, quello che è il certificato medico, e quindi hai una sorta di passeggiata col pettorale, ecco. Hai i servizi lo stesso che sono messi a disposizione per la gara lunga, quindi ristori, adesso bisogna avere un attimo disposizioni che saranno in atto il giorno della gara, se è possibile fare gli ristori o meno, ma qualche supporto ci sarà lungo il percorso, e non si avrà classifica finale, chiaramente. Si partecipa quindi alla fase delle premiazioni, però si ha il buono per il pasta party, appunto, se possiamo farlo a maggio, e così. Quindi entrambi, ci sono quattro tipi di percorsi, cioè scusa, due tipi di percorsi e quattro tipi di gara. La Velenosetta, ecco, la Velenosetta gara è fatta solo per i ragazzi fino ai 14 anni, invece l'adulto si iscrive praticandola sempre senza il cronometro, perché abbiamo sempre detto fino ai 14 anni magari si fanno i 4 chilometri, dai 15 anni in su si può già pensare, un ragazzo che corre, a fare la Velenosa normale, visto che comunque la distanza non è eccessiva rispetto ad altre gare che ci sono attorno. Per camminarla, la Velenosa lunga, secondo me, in tutta calma ci si sta tre ore e mezza, ma proprio camminandola da principianti. Quindi, considerando che la gara parte alle 10, insomma, l'una e mezza si è già al punto di terzo tempo per fare la festa dal parco. E quest'anno, c'è la Velenosa Gourmet, come diceva Alberto, e quindi un modo di conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti. E quest'anno per la valorizzazione del territorio, quindi per dare la dimensione della bellezza anche delle Dolomiti bellunesi, non solo delle più famose Dolomiti, c'è il giorno prima la possibilità attraverso il sito di prenotare e acquistare il giro in elicottero, che è una delle grosse sorprese di quest'anno ed è un'opportunità, anche perché forse dall'alto c'è la percezione maggiore non solo della bellezza ma anche del lavoro che c'è dietro all'organizzazione, perché la Velenosa, con tutti i suoi volontari, a livello proprio di associazione, tutto ciò che raccoglie in un giorno di gara è ridistribuito su un territorio che ha bisogno di una manutenzione costante, anche perché durante tutto l'anno le persone, con qualsiasi tempo, tempo inteso meteorologico e a proprie... con la propria coscienza, sì, può fare il giro della Velenosa, perché è tutta tracciata, è tutta segnata, ci sono le indicazioni. Questo però significa un lavoro costante sul territorio, vuol dire diventare proprio custodi, quindi tutto il bello che viene offerto e tutto quello che viene messo in aggiunta, come può essere il gourmet, il giro dell'elicottero, l'edizione limitata delle magliette, dei gadget, dei cappellini, serve a questa associazione di fatto per continuare a fare manutenzione. Certo. Chiaro è che il territorio bellunese ha mille scorci straordinari. Questo è quello dei ragazzi di Bolzano che vogliono farli conoscere. Sì, faccio una piccola parentesi ancora sulla Gourmet, che forse non tanti conoscono, è stata lanciata l'altro anno in versione beta, due anni fa, sì. 2019, quanto passa in fretta tempo. Nel 2019 è stata lanciata in versione beta per capire se il progetto funzionava, quest'anno invece è diventata ufficiale, ovvero c'è un'iscrizione a parte per uno che non vuole fare la Velenosa tutto il percorso, però vuole comunque passarsi una giornata nelle zone della Velenosa andando a vedere un passaggio che è quello chiave
del GPM, ovvero il punto più alto del tracciato. Facendo una piccola escursione, si può iscrivere alla versione gourmet. Abbiamo messo a disposizione una guida di media montagna che accompagnerà questi 40 iscritti, se li raggiungiamo. Dal punto di ritrovo avrà il primo step, che è la colazione, con prodotti forniti dal panificio Bernardi quest'anno, dalle realtà locali, quelle più vicine. Poi avrà un aperitivo offerto dall'azienda agricola Izei, che anche questa è poco distante, e Wine Must, la rivendita di vini via Feltre, per poi guardare poi e tifare il passaggio dei primi e poi rientrare e fare un piccolo pranzo al ristorante al Mulino, e per poi ricongiungersi sempre al Parco di Bolzano a partecipare tutti insieme al Terzo Tempo. Anche loro avranno un po' di pacco, non un pacco gara, ma un gadget di partecipazione, okay, con una maglietta autografata gourmet. Ah. Quindi questo sarebbe appunto... Questo sarà appunto un gruppo a parte, no? Una cosa, una parte. Ok, benissimo. Una domanda. C'è un'edizione in particolare che ricordate con più affetto, diciamo? Magari la prima, o magari, non so, una no, che più... No, non ho male a rispondere a questa domanda, perché chiaramente l'ultima è sempre quella più recente che ci si ricorda meglio. Quindi... Certo. Quindi tendi sempre a dire quella. Poi è anche vero che direi l'ultima, perché noi abbiamo sempre avuto una progressione costante in partecipazione, feedback, entusiasmo. E partecipazione non intendo solo partecipazione degli atleti, intendo anche partecipazione proprio dei paesani, di chi ha voglia di dare una mano per il ristoro, per l'assistenza del percorso, o anche per pulire semplicemente il percorso durante l'anno. Sentono proprio, non vedono l'ora che ci sia quel giorno lì per trasmettere l'entusiasmo di una Bolzano bellunese che in qualche modo vuole presentarsi bene agli ospiti che vengono da tutto il nord Italia, mi sento di poter dire anche da qualche ospite, l'abbiamo avuto anche dall'Emilia Romagna, e vogliono fare bella figura, insomma. Quindi certo, l'aspettano con enfasi questa giornata qui, ecco. Eh sì, cavolo. Ci credo. Ma raggiungere questo traguardo non è facile. No, ma immagino, però comunque sono zone bellissime, e insomma per chi ci vive là, poter far vedere le proprie zone grazie a questo evento, secondo me è una cosa bellissima. E poi appunto persone non solo bellunesi, ma anche da tutto il nord Italia, come dicevi tu Alberto, e sì, quindi insomma è un punto un po' di orgoglio. Quest'anno dire. Abbiamo una corriera dalla Valle d'Aosta con 53. Ma dai, addirittura! Ah, però scritta da Sicilia o Puglia, non ricordo, però sì, ah, dai, questi sì, si sono organizzati, mi hanno fatto vedere proprio la tabella. Ma dai, complimenti, fantastico, benissimo. Sì, sì, ci ha fatto soddisfazione. Beh, soddisfazione noi, perché dici è difficile già organizzarci tra di noi, magari in famiglia, a fare sì, il giro al mare, sì, la domenica con una macchina. Questi saranno partiti a organizzarsi a giugno dello scorso anno. Esatto, esatto. Bene, poi l'ultima domanda per concludere, però anche questa insomma è molto importante. Per chi vuole iscriversi, come deve fare? E poi se ci sono anche dei siti web o un'email, una pagina Facebook, anche per seguire quello che fate anche durante tutto l'anno, non solo durante questo periodo di iscrizione. Certo, noi, il nostro fulcro è il sito internet www.lavelenosa.it. Poi chiaramente abbiamo i canali Facebook, Instagram e YouTube, che poi riconducono tramite dei link al sito. Le iscrizioni sono abbastanza semplici, nelle pagine si trovano per ogni uno dei percorsi che ho detto prima o delle tipologie di evento, c'è un regolamento con scritto cosa bisogna o non bisogna avere, cosa si può o non si può fare. E l'iscrizione è molto semplice, non serve creare degli account, la si fa istantaneamente con i vari metodi di pagamento, la PayPal, la carta di credito, il bonifico e quant'altro. Quindi il sito internet è il nostro mantra. Non abbiamo mai creduto nel volantinaggio, l'abbiamo fatto, se non erro, la prima volta, proprio per essere più green
possibili nel risparmiare anche la carta o comunque non appiccicare volantini nelle macchine, che tanto certo. Che fastidio. Quindi solo elettronica, solo online. Bene, ok, scherzavo. Adesso quella che faccio adesso è la vera ultima domanda che mi è venuta in mente. Mi date un motivo per cui dobbiamo iscriverci, almeno un motivo, perché dobbiamo iscriverci? La prima cosa che vi viene in mente. Io elaboro, intanto Giorgia risponde. Intanto per sostenere il territorio. Mm-hmm. Per chi non si fosse mai iscritto, per conoscerlo, perché è veramente un tracciato alla portata di tutti. Io stessa l'ho fatto mai. Questo weekend vado. Io la controllo. Esatto, controlliamo, poi sì. Giorgia ci fa sapere se ha fatto il percorso. Perché quello che colpisce molto di questa gara è che la rende inedita, oltre al fatto di avere la musica nel tracciato, è che tutte le persone che si iscrivono, compresi anche campioni di corsa in montagna, italiani e stranieri, perché nel corso degli anni ci sono sempre stati, nessuno di loro arriva al traguardo, fa la doccia e va a casa, ma tutti rimangono, fino a notte fonda, cioè alla fine si trasforma quasi in una festa di liberazione, c'è una leggerezza nell'aria che è inspiegabile, probabilmente qualche cosa è accaduto nel corso degli anni che ha creato, diciamo, questa atmosfera e che permane e rende la velenosa famosa. Mm-hmm. Sì, questo è un bel motivo. Abbiamo sempre puntato anche molto nel terzo tempo, proprio perché è vero che è bello battagliare nel percorso, nel tracciato, durante la gara, darsi sfida, però è bello anche sentirsi tutti sullo stesso piano davanti a una birra, un panino, nel terzo tempo, quindi è bello che anche magari chi non è forte come i primi possa parlarci assieme. Mm-hmm. Quindi trattenere questi personaggi lì ha molteplici scopi, soprattutto la convivialità, ecco, ed essere tutti uguali. Certo. Quindi niente, i motivi sono tanti, io non ve li spiego perché sennò facciamo un'altra perché puntata. Devono la gente deve iscriversi, così poi capirà i motivi, li capirà da sola. Esatto. Quindi iscrivetevi, mi raccomando, e soprattutto anche imparate la coreografia, che quest'anno è appunto la novità, quindi non dimenticatelo, e per chi ci ascolta iscrivetevi e imparate la coreografia, e che sicuramente sarà bellissimo. Aspettiamo il tuo video, Il mio video? Ah, oddio, no! Sì. Però sinceramente, ve lo dico sinceramente, ascoltando voi in questa intervista, penso che mi iscriverò anch'io, nonostante non sia proprio il massimo a correre, eccetera. Quindi mi sa che coinvolgerò anche io qualcuno, perché non, secondo me è proprio bellissimo. Poi anche, Giorgia, tu che parlavi di l'atmosfera, che si sentirà tutto alla fine. Scusa Alberto, stavo parlando sopra, perdonami. Ah, scusa, no, forse io perché c'è un po' di lag. Ho detto affrettatevi ad iscrivervi. Ah sì, appunto, quando è la scadenza? Ah sì, quando è la scadenza? È il 22 maggio la gara, giusto? La gara è il 22, noi abbiamo quest'anno riservato 900 iscritti alla versione lunga, che si somma escursione gara, e 250 alla corta, quindi mm-hmm. totale di 1150 partecipanti. Ce ne abbiamo già 600 iscritti, quindi adesso poi... Bisogna affrettarsi. Vi consiglio di affrettarsi. Benissimo, vi ringrazio per questa bellissima intervista e buona fortuna e in bocca al lupo, ma sicuramente sarà un successo, un successone anzi, e magari ci rivedremo proprio quel giorno, e speriamo di sì. Sono arrivato troppo tardi per iscrivetevi, mi raccomando. Grazie Alberto, grazie Giorgia. Ciao. Grazie. Ciao.